la testa per chiedere un'opinione su questi... Ma cosa stai facendo? Oi, cosa stai facendo? Rubo. L'ho tramortita. Il più è fatto. Adesso la rapino. Ah, adesso fai di bene in peggio anche. Sì, io ho sempre rubato in casa, per quello mi sono sempre trovato bene. Quello che i tuoi genitori hanno risparmiato e costruito in una vita di lavoro, tu glielo puoi mangiare fuori in un anno. Se ti impegni, anche meno. Ora, per essere completo come uomo, come figlio, come futuro padre, ci tengo a rubare anche in giro. Ah, anche in giro? Ma che mestiere che t'ho buttato su qua. Cioè, rubi anche qui adesso? Sì. Per farlo sapere anche ai vicini e dare un dispiacere più grosso ai miei genitori, che non mi hanno mai fatto mancare niente. Li devi tenere in tensione. Guai a fermarsi sui sacrifici in casa. Tanto che sono dietro, ho preso, senza essere obbligato, il vizio di bere. Sì, per i genitori è una bella botta vedere un figlio in quelle condizioni lì. Insomma, non sembra, ma un dispiacere per il rubare, una spallata per il bere, lavorare, niente, c'è da tribulare, non le fai fare mica una vecchiaia serena a quei due ratti lì. Io, come figlio, ho una bella soddisfazione nel vedere mamma e papà, dopo tanti sacrifici, sconfitti e distrutti dal dolore. Sa, prendi di là, la tiriamo nello sterpeto lì di dietro. Tempo due o tre giorni, la iena si decompone. Ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Ma non senti dentro di te una vocina che ti dice cattivo? Sì, ma ci tengo ad anticipare un clima natalizio.